cioè, quindi io ho portato in consiglio la proposta, è una proposta di delibera, un atto di indirizzo appunto per l'adozione della carta di avviso pubblico. E come è noto, appunto, come è già stato anticipato, la carta è stata redatta da un gruppo di lavoro formato da amministratori locali, funzionari della pubblica amministrazione, docenti universitari ed eminenti giuristi, quindi è già stata, come dire, sottoposta a un vaglio piuttosto Di qualità. approfondito. L'averla presentata presupponeva e richiedeva un piccolo atto di coraggio e di responsabilità da parte dei singoli consiglieri, in particolare della maggioranza, perché questa carta rappresenta un codice etico di comportamento degli amministratori e che si pone come scudo e protezione a comportamenti e situazioni ambigue che possono prestarsi all'infiltrazione di criminalità organizzata e a situazioni di scarsa trasparenza e conflitto di interessi. Quindi abbiamo chiesto di non valutarla come un'appartenenza politica, ma, perché ciò significa non comprenderne l'importanza, e invece la maggioranza, in maniera compatta e assai deludente, ha votato contro. Le motivazioni che hanno addotto sono state le più varie. Hanno detto che ci sono già delle leggi che prevedono alcune istanze proposte dalla Carta e hanno detto che in alcune parti non sarebbero in grado di applicarle. Ovviamente si tratta di motivazioni pretestuose. Ieri sera da parte della maggioranza è stata persa una grande occasione, un'occasione molto importante. L'occasione per dare un segnale preciso ai cittadini di Voghera di adoperarsi ad affrontare in modo netto e regolamentato la possibilità di infiltrazione criminale nella pubblica amministrazione. Quindi la carta di avviso pubblico serve a tracciare la strada per la legalità. Non è una scatola chiusa, è possibile integrarla e questo è previsto proprio dall'ultimo articolo della carta stessa, l'articolo 23. Io tengo a ricordare che la politica corrotta è costata fino ad oggi a noi italiani 350 miliardi di euro. Quindi questo è un ticket che siamo obbligati da decenni noi cittadini a pagare in tutta Italia. Quindi è in questo senso che noi riteniamo invece importante che si venga dato un segnale dai pubblici amministratori. Quindi noi comunque non ci arrendiamo, noi proseguiamo dritto per la nostra strada, perché la mancata approvazione di ieri sera non blocca la proposta, per il semplice fatto che quando potremo acquisire il verbale del Consiglio Comunale, tutte le osservazioni proposte dalla maggioranza in maniera pubblica io le trasferirò a Roma, appunto ai responsabili giuridici della carta di avviso pubblico affinché esaminino queste proposte, queste osservazioni e ne valutino l'attendibilità o meno. Una volta che riceveremo la risposta, apriremo un dibattito pubblico e integreremo la proposta di delibera, quindi la possiamo tranquillamente ripresentare in qualunque momento e quindi vedremo quali saranno le nuove scuse che verranno trovate. E in quanto la mozione presentata da 7 consiglieri comunali inerente all'autorizzazione alla ripresa e diffusione audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e l'approvazione del regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale bocciata dalla maggioranza, Caterina Grimaldi ha così commentato. Sì, tra l'altro Lui vuole andare in quella direzione lì perché dice tra l'altro io ho allegato, facciamo semplice, però alla di più. mozione è stato allegato una bozza, un facsimile di regolamento che è un po' la sommatoria di tutto quello che fanno i comuni in Italia. Ci sono dei comuni che hanno, per esempio Tortona, non ammette privati, ma dice no. Io amministrazione fa. Allora, questo mi sembrava un elemento limitativo, seppur la spesa è minima. Per cui l'elaborazione è stata: mettiamo tutte le possibilità, poi sarà comunque noi non abbiamo chiesto l'approvazione della mozione tout court, discutiamone in commissione affari generali e quindi può essere integrata. Addirittura ci siamo permessi anche di allegare un modello che chiunque voglia accreditarsi possa già sapere che cosa deve scrivere, cioè noi l'abbiamo fatto con uno spirito di assoluta Questo collaborazione, invece è atteggiamento stato di interpretato come una chiusura. prevaricazione, cioè vogliamo imporvi di fare le cose così. E questo è un segnale veramente preoccupante, perché vuol dire che, come il sindaco stesso ha dichiarato nella re propria relazione di inizio mandato che ha presentato ieri sera, dove enuncia il ruolo proprio importante dell'opposizione, della minoranza in termini di collaborazione e proposta,
nei confronti loro, questo è il risultato. Quindi noi ne prendiamo atto, i cittadini però è bene che lo sappiano.